Siamo molto contenti di questo incontro dibattito perché crediamo che con questo incontro dibattito abbiamo raggiunto una delle finalità che si propone la nostra associazione, che è quella di promuovere un'interlocuzione positiva con la pubblica amministrazione su questo tema così importante e così pieno di criticità che è quello della scuola, della garanzia del diritto all'istruzione che si eserciti in edifici urbanisticamente e sismicamente garantiti. Ringraziamo la pubblica amministrazione, sono venuti, hanno dato alcune delle risposte, sono emerse tutte le problematiche, tutte le criticità della situazione, di quello che ci attende all'inizio di quest'anno scolastico, ma è anche emersa quella che, diciamo così, la direzione in cui la pubblica amministrazione vuole muoversi per far fronte a queste esigenze. Noi come amministrazione, come associazione di cittadinanza attiva Vincenzo Morello, diciamo soltanto che ci faremo promotori anche di proposte, perché queste finalità di cui ho parlato vengano garantite anche attraverso delle proposte che favoriscono la promozione di azioni concrete perché, voglio dire, sia garantito il diritto allo studio sotto questo precipuo aspetto del diritto all'istruzione, che si eserciti in edifici urbanisticamente e sismicamente sicuri, e quindi è questo quello che ci proponiamo di fare. Ringrazio l'associazione Cittadinanza Attiva Vincenzo Morello dell'opportunità, una serata dove si sono chiariti molti punti per quanto riguarda i nostri edifici scolastici, dove si è discusso di problematiche ma anche in parte di soluzioni. Tutto questo, ecco, nella speranza, ce la metteremo tutta, e nella consapevolezza di poter arrivare, ecco, con delle certezze all'inizio dell'anno scolastico e con tutto il percorso per poter, sia con la Paolotti che in fase di assegnazione, la gara di rifacimento, per quanto riguarda il rifacimento della scuola e per quanto riguarda anche la progettazione della Morello, tutte cose in itinere che speriamo in tempi brevi si possano migliorare i nostri edifici e rendere ai nostri bambini, e anche in chiave di sicurezza, anche un po' di tranquillità alle famiglie. E questo è quanto, e io rinnovo i ringraziamenti all'associazione che stasera ci ha ospitato e che ha dato atto di un impegno importante, serio, per quanto riguarda una problematica molto sentita nella nostra collettività.